Ciao, oggi vi voglio parlare di fare la prevenzione, diciamo, per le smania filaria, nel senso la prevenzione vuol dire andare a fare il test dal veterinario nel periodo di febbraio, marzo, aprile, per vedere se il nostro cane durante l'estate del mese dell'anno scorso ha potuto contrarre la malattia della leishmania. E quindi perché ha un'incubazione molto lunga, così per stare più tranquilli. Si va dal veterinario, il veterinario fa un prelievo di sangue dove poi prova il test, in un test mette giù la goccia di sangue con un liquido e poi aspettiamo 5 minuti per sapere subito l'esito. Per la filaria prende sempre una goccia di sangue e al microscopio vede se ha la filaria. Quindi prevenire è sempre meglio che curare, quindi se noi, perché la leishmania è una malattia brutta, molto subdola, ci si accorge tardi e i danni sono notevoli. Quindi se noi appunto ogni anno andiamo a fare il test, così siamo sicuri che il nostro cane non ha contratto nulla e così siamo più tranquilli. Per la filaria è uguale, perché se dobbiamo iniziare e a dare la pasticca per proteggerci dalla filaria, quindi è opportuno andare a vedere se magari non ce l'ha il nostro cane. Mi raccomando, proteggete i vostri cani da leishmania e filaria, pipette, collarini, quello che siete abituati a fare. Comunque chiedete al vostro veterinario, e anche per il test è tutto, basta che vi recate dal veterinario, chiedetela di fare il test per leishmania filariosi. Vedrete che appunto sarete, dormirete più tranquilli, perché c'è veramente tanta paura, visto che la leishmania ormai è in tutta Italia, quindi non ci sono zone che vi dicono tranquille, che va bene, non ci sono. Molti veterinari dicono no, no, non c'è, ma non è vero, cioè se io ce l'ho qui a 10 km e qui non c'è, cioè mi fa ridere. Quindi mi raccomando, costa di più curarli e poi vederli stare male, quindi sarebbe opportuno appunto fare un test che costa circa sui 30-35 euro. Poi dipende, 25, dipende dal veterinario, dal costo. Io adesso, da quanti cani avete, magari il vostro veterinario vi fa uno sconto visto che avete magari più cani, ok? Quindi prevenire è meglio che curare, chiedete al vostro veterinario. Ciao.